Chiedo scusa ragazzi, ma durante il montaggio del video la telecamera ha dato qualche problema per quanto riguarda il file. Solo una volta questa cosa ha compromesso il mio intero video e anche stavolta purtroppo è successo dopo un bel po' di tempo. Tuttavia l'audio si è salvato e per questo questa puntata del cinegiornale sarà un po' come un podcast. Metterò comunque le immagini, non vi preoccupate, in ogni caso chiedo veramente scusa per l'inconveniente. Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e non! Io sono Diandesima98 e benvenuti al Cinegiornale, la rubrica in cui parlo delle notizie cinematografiche più succose della settimana legate al mondo del cinema. Perfetto, iniziamo subito con le notizie! Il DC Fandom è stato un evento incredibile ed ha portato un sacco di novità per quanto riguarda i prossimi prodotti cinematografici della DC. Avevo detto che avrei realizzato un cinegiornale interamente dedicato all'evento e l'ho fatto, anche se in un'impostazione diversa. Domenica 23 agosto, infatti, ho realizzato una live sul mio canale con gli youtuber Travatar91 e Antonio Cianci, il Raccattafilm, in cui abbiamo parlato di ogni cosa, dalle notizie più piccole, tra virgolette, fino al commento dei trailer della Snyder Cut e di The Batman di Matt Reeves. Se volete sapere cosa penso di tutto ciò, recuperate pure la live nel mio canale. È stato rivelato che Waiting For the Barbarians, diretto da Ciro Guerra, uscirà al cinema in Italia il 24 settembre. Il film è stato presentato in concorso allo scorso Festival di Venezia. Esso parla di un magistrato che è pronto ad andare in pensione con l'arrivo di un colonnello incaricato di informarsi sulle attività dei barbari che per loro infestano la colonia. Oltre all'informazione, tuttavia, questo colonnello si occupa anche della sicurezza e quando le torture fatte alle persone che non sono delle loro stesse origini diventano sempre più brutali, il magistrato comincerà a sentire rimorso ed un forte desiderio di intervenire. Dalla trama il film mi interessa molto ed ancora di più considerando che il cast è fenomenale. Abbiamo infatti Mark Rylance, perdonate la mia pronuncia, Johnny Depp e Robert Pattinson. Non ho ancora visto il trailer perché aspetto che arrivi in italiano o con i sottotitoli. Perdonatemi ragazzi, ma devo perfezionare il mio inglese e non sopporto guardare materiale cinematografico se non posso comprenderlo appieno. In ogni caso, ho molta attesa per questo film. In ogni caso, per chi volesse vederselo in inglese, troverà il trailer in descrizione. Nei cinema italiani finalmente è stata ufficializzata l'uscita di Mr. Link, che arriverà da noi dal 17 settembre. Si tratta del nuovo film d'animazione della Laika, il quale è stato un grande flop al botteghino, ma è stato acclamato dalla critica, venendo nominato a moltissimi premi, nonché ottenendo la vittoria al Golden Globe come miglior film d'animazione. Certo però che è abbastanza vergognoso che ci abbia messo più di un anno ad arrivare in Italia, ma almeno esce al cinema. Il film parla di un uomo che fa amicizia con una creatura simile al Bigfoot, e mentre quest'ultima si traveste da essere umano, essi intraprendono un viaggio alla ricerca di altri esemplari. Dal trailer, fatta eccezione per la stop motion che sembra stupenda, mi sembra un film d'animazione divertente negli standard dei prodotti, ma essendo realizzato dallo studio Laika, ovvero quello che secondo me è il miglior grande studio d'animazione occidentale insieme alla Pixar, il mio hype è alle stelle. È stato annunciato il secondo film dei Me contro te e tantissima gente ha scritto indignata per questa cosa. Io comunque ho già spiegato perché questo film è necessario in un breve video uscito giorni fa nel mio canale. Vi prego ragazzi, prima di indignarvi, ascoltate le mie argomentazioni che ho fatto nel video appena menzionato, appunto. È uscito il trailer di Assassino sul Nilo, film basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie e seguito del recente adattamento intitolato Assassino sull'Orient Express. A me quest'ultima opera cinematografica è piaciuta molto, soprattutto per la sceneggiatura, e sono per questo felice che il nuovo film sia diretto dallo stesso regista, ovvero Kenneth Branagh, che qui interpreta ancora una volta Hercule Poirot. Perdonate la
mia pronuncia del cavolo. Sono rimasto catturato dalle immagini mostrate nel trailer per quanto riguarda diverse inquadrature, ma la cosa non mi sorprende perché Kenneth Branagh spesso gira in un modo sopra la media, a parte alcune eccezioni. Non nominatemelo nemmeno! Non ci provate! Dal trailer sembra trasparire una forte caratterizzazione dei personaggi, i quali avranno al centro, come tema, un forte senso di invidia e di gelosia. Tuttavia, dal trailer sembra un po' troppo frenetico e secondo me una delle pecche del primo capitolo era il fatto che a volte quest'ultimo si perdeva in delle scene d'azione un po' esagerate per il tono del film, nonostante fossero poche. Quindi non vorrei che questo secondo capitolo andasse su quella direzione, ma voglio essere fiducioso. Ammetto che stavolta il cast non mi pare stellare come il film precedente. Ammetto che stavolta il cast non mi sembra stellare come il film precedente. Però comunque, a parte ovviamente Kenneth Branagh, dei bei nomi ci sono. Gal Gadot è una brava attrice e quindi non mi dispiace che ci sia lei. E Russell Brand mi ha fornito una bella prova in Io, Dio e Bin Laden. Per ora l'unico attore che mi ha fatto dire sì! È Armie Hammer, il quale spesso ci ha fornito ottime prove. Tuttavia non sono prevenuto, dato che Kenneth Branagh è stato molto bravo a dirigere gli attori nel film precedente, e in generale lui con gli attori se la cava veramente bene quando si tratta di dirigerli. So che il romanzo di Agatha Christie è stato già adattato negli anni 70 ed il film è anche molto ben apprezzato, ma io scelgo di non guardarmelo prima per non rovinarmi dei colpi di scena della storia con questo film. Nel caso l'opera di Branagh dovesse essere inferiore alla prima trasposizione, gli elementi positivi che potrebbe avere non saranno influenzati comunque. Speriamo che sia bello. Ridley Scott sta finendo di girare The Last Duel, ma nel frattempo è stato già annunciato il suo film ed il cast di esso. Il nuovo film di Ridley Scott è una biografia che parlerà della famiglia Gucci, alle prese con l'omicidio di Maurizio Gucci. Lady Gaga interpreterà la protagonista Patrizia Reggiani, che venne condannata proprio per l'omicidio. Lady Gaga ha dato un'ottima prova in A Star is Born, ma il resto del cast, ragazzi, è qualcosa di fenomenale. Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto, Jack Huston e Reeve Carney. Il soggetto è interessante, il cast è spettacolare e soprattutto è il nuovo film di Ridley Scott. Uno dei registi più importanti della storia del cinema, ma cosa si vuole di più? Infine sono iniziate le riprese di Non uccidere, film basato sul romanzo horror scritto da Chiara Palazzolo. La trama riguarda una ragazza che, insieme al suo fidanzato, muore di overdose. Lei ritorna in vita, ma per continuare a vivere e ad onorare l'amore del suo fidanzato defunto, è costretta a cibarsi di carne umana. Il film è stato pubblicizzato come il Twilight italiano, ma come avrete capito dalla trama non c'entra assolutamente nulla. Certo, le prime foto sono state scattate in modo simile ai film con Bella Swan per attirare le adolescenti fan dei romanzi e dei film sui vampiri, ma questo dettaglio non definisce il tono o la qualità della scrittura, si tratta solo di foto di scena. E quest'opera mi interessa per due motivi. Uno, si tratta di un film diverso dal dramma e dalla commedia, per questo è giusto supportare chi cerca di portare qualcosa di diverso nel panorama italiano, in modo che altri generi tornino ad essere realizzati. Due, il film è diretto da Andrea De Sica, il quale ha realizzato I figli della notte, che ho trovato davvero una bellissima opera, per questo non vedo l'ora di vederlo lavorare di nuovo al cinema. La protagonista è Alice Pagani, la quale non mi è dispiaciuta in Loro di Paolo Sorrentino e in Classe Z, a prescindere dalla gigantesca differenza di qualità che c'è tra i due film. In ogni caso, sono davvero curioso. Bene, questa era la mia considerazione per quanto riguarda le notizie più attese di questa settimana. Grazie per avermi guardato, spero di non avervi annoiato. Sono di AndyCinema98, vi auguro buona giornata o buona serata a seconda di quando mi state guardando e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!